Vedi, no? Tu vedi. Buonasera, buonasera. Ecco, vedo già da alcuni partecipanti che si è già collegata la diretta. Veramente mi chiedevano se fossimo pronti, siamo pronti. Buonasera a tutti e grazie per la partecipazione a questo sesto collegamento online per una iniziativa della Delegazione Italiana di Cultura Classica, della Delegazione di Taranto, dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. E questa sera avremo come ospite la professoressa Margherita Delia, che per tutta la vita è stata docente di storia e filosofia, ben 27 anni al liceo scientifico Battaglini di Taranto, dopo una splendida laurea in filosofia all'Università di Bari, e che stasera tratterà un argomento forse poco consueto per noi dell'Associazione di Cultura Classica, anche se in realtà, almeno per quanto riguarda la filosofia antica, diciamo che la delegazione di Taranto è sempre stata abbastanza attenta. Vorrei ricordare qui soltanto il convegno che fu fatto nel 2013, un convegno dal titolo appunto Letteratura, Filosofia, Cultura in Magna Grecia. E alla filosofia fu dedicato un posto particolare perché infatti si parlò molto di Platone. Poi, vabbè, Taranto è anche patria di Archita pitagorico, e credo che il discorso, la relazione di Margherita cominci proprio da Pitagora. Qualche altra notizia su Margherita Delia, su questa nostra socia dall'inizio, quindi è una socia di 40 anni, da 40 anni della nostra associazione. Si è interessata in particolare di storia dei partiti politici e di storia dell'Europa e ha partecipato in qualità di relatrice a presentazioni di libri e di film di argomento storico-politico, riveste un ruolo attivo in associazioni socio-culturali che si occupano dell'accoglienza e dell'inserimento dei migranti e di persone in situazione di disagio, insegnando lingua italiana. Per noi è soprattutto una, ripeto, socia di antica data ed è personalmente una carissima amica. Solo che appunto io ho intrapreso studi di lettere classiche, lei studi di filosofia e quindi ho chiesto per questa serata particolare, ho chiesto che fosse presente in piattaforma la professoressa Ida Russo, anche lei docente di storia e filosofia al liceo Aristosseno. Approfitto per, posso averlo Ida, per salutare il preside dell'Aristosseno, Salvatore Marzo, con il quale l'Associazione di Cultura Classica ha tante volte collaborato, soprattutto in occasione del Festival della Cultura Classica e di Tars Theatrum. Quindi un carissimo saluto a una persona davvero disponibilissima, come anche Ida, che appena diciamo, si è sentita fare questa richiesta di partecipare a questa iniziativa, mi ha subito mostrato attenzione e amicizia. E di Ida, qualche notizia, a parte questi ringraziamenti, si è laureata anche lei, però a Bologna, e ha conseguito varie specializzazioni e adesso, appunto, dicevo, insegna filosofia e storia presso il liceo Aristosseno. Dopo la laurea si è occupata in particolare di studi di estetica, quindi chi meglio di lei poteva partecipare a questa conversazione, collaborando con varie riviste, tra le quali la rivista di estetica di Luciano Anceschi, e insegnando letteratura e pensiero delle donne presso l'Università Ute Primo Levi di Bologna.
Ha scritto poesie, articoli e saggi prevalentemente dedicati ai temi del pensiero delle donne nel mondo antico e in quello contemporaneo ed è stata finalista a vari premi letterari. L'ultimo lavoro di argomento filosofico pubblicato per l'editore Bulgarini di Firenze, Filosofando con Bauman, è dedicato al grande pensatore scomparso di recente. Partecipa attivamente alla vita civile e culturale della città, aderendo a varie associazioni, per le quali ha tenuto incontri e conferenze, tra cui le più recenti a Metaponto in occasione del Festival della Magna Grecia e annualmente dal 2018 in occasione della Giornata Mondiale della Lingua Greca. Quest'anno ricordo che siamo state anche insieme nella stessa iniziativa della Giornata Mondiale della Lingua Greca. Nel 2016 ha fondato la sezione di Taranto della Società Filosofica Italiana, di cui dall'anno scorso è presidente. Infatti l'abbiamo qui non solo come docente di storia e filosofia, ma anche come presidente della Società Filosofica Italiana. Credo che sia un bel traguardo questo per la città di Taranto e ho partecipato personalmente già a un'iniziativa e so che in progetto ce n'è un'altra il 28 aprile, credo. Sì, anticipata al 20 aprile, sì, la presentazione di un libro di Arianna Fermani, dell'ultimo libro di Arianna Fermani che si intitola Virtù, opera preziosa davvero. Allora Ida, ti do la parola e diciamo per una introduzione alla relazione di Margherita D'Elia e poi mi limiterò semplicemente a far funzionare il PowerPoint. Buonasera a tutti, buon ascolto e appena ritenete opportuno potete già porre le vostre domande. Grazie, a te la parola Ida. Benissimo, grazie Franca, grazie, saluto tutti gli amici, le amiche dell'Associazione di Cultura Classica, ringrazio Franca Poretti e Margherita D'Elia per avermi voluta qui con loro a chiacchierare, Margherita D'Elia invece relazionerà intorno al tema del bello, che credo non abbia bisogno di lunghe introduzioni. Quando parliamo di bello, di bellezza, di bello ideale, di bellezza, parliamo di arte, stiamo parlando di uno dei temi che attraversano potentemente la storia del pensiero. A dire il vero, attraversano anche la nostra esperienza, perché ciascuno di noi fa l'esperienza estetica, no? Ciascuno di noi esprime un giudizio anche sotto forma di esclamazione, il giudizio che bello, lo diciamo tutti. È un giudizio così spontaneo che insomma a qualcuno ha fatto venire in mente l'infanzia, la spontaneità dell'infanzia. Ogni autore, naturalmente ricordando Vico, ma ogni autore della storia del pensiero ha dato una sua interpretazione, una dottrina talvolta del bello. Margherita D'Elia attraverserà questa storia del bello e della bellezza ideale, ma prima di dare la parola io vorrei solo ricordare questo aspetto che è molto importante della storia della filosofia e della storia dell'estetica, perché poi quella branca della filosofia che si occupa del bello e dell'arte è stata in tempi moderni dal Settecento in poi denominata estetica, definizione che gli antichi non usavano, ma per indicare l'importanza che la riflessione sul bello e sulla bellezza ha assunto nella storia del pensiero, basti ricordare le principali opere che si occupano di questo tema e l'influenza che esse hanno avuto su tutta la cultura occidentale.
del bello ci parla Platone nel Simposio, intrecciando il tema del bello con l'amore. Insomma, il Simposio è stata una delle opere più influenti sulla concezione dell'amore e della spiritualità nell'Occidente. Del bello ci parla Aristotele nella Poetica, fornendoci invece una versione più tecnica, no? Un'interpretazione più tecnica del bello e della bellezza, dell'arte come fare, come attività poietica legata alla produzione, ma anche legata alla nostra psicologia, alla nostra sensibilità, alla tragedia, alla catarsi. Tutto il tema del principio di imitazione che attraversa tutta l'antichità e che viene potentemente sconvolto da Kant in un'opera, che è La critica del giudizio, che segna l'ingresso in una corrente decisiva per la modernità, qual è il romanticismo. La critica del giudizio è l'opera che ha la maggiore influenza tra le tre critiche kantiane, sul romanticismo. Quindi stiamo parlando di un tema che ha ha visto nascere, dare alla luce forse alcuni titoli più significativi della storia del pensiero occidentale. E di questa storia penso che adesso ci parlerà Margherita Delia, attraversandola dalle origini greche sino al destino tragico dell'arte che Hegel assegna parlando di morte dell'arte, peraltro con una locuzione che non ha manco inventata lui, però di questo ci parlerà Margherita Delia e io non voglio trattenere ancora i nostri interlocutori, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, perché direi che adesso ascoltiamo Margherita Delia, ascoltiamo la nostra relatrice e poi magari su questi temi possiamo tornare dopo la sua relazione dialogando, conversando insieme intorno a questo affascinante percorso sulla bellezza. Grazie Margherita, a te, allora ti lascio la parola. Grazie, grazie a tutti, scusate. E ringrazio tutti, ringrazio la ECC, le colleghe, amiche Franca e Ida, e ringrazio voi che avrete la pazienza di ascoltarmi. Spero che vi auguro quindi un buon pomeriggio, speriamo che di passarlo insieme piacevolmente parlando appunto della bellezza, del bello ideale, estetica e morte dell'arte. Ho ripetuto il titolo perché adesso lo spiegherò immediatamente. Infatti, poiché devo attenermi a tempi molto stretti rispetto alla vastità e complessità dell'argomento, spiegherò innanzitutto la ragione del titolo e della sequenza utilizzata, che ha un valore storico e teorico. Il percorso va dall'antichità classica a Hegel. Sono 2200 anni di storia in cui le vicende dell'arte e il suo significato acquisiscono valori diversi. Ma la scelta implica una sorta di chiusura del cerchio, perché Hegel, sulla scorta di Winckelmann, attribuisce all'arte classica una sorta di fondamento e origine dell'arte in sé, e la dissoluzione dell'arte si identifica con l'agonia di quest'ultima, sulla base della concezione hegeliana dello spirito assoluto che vedremo in seguito. Quindi il classicismo, in questo percorso circolare, diventa l'alfa e l'omega della vicenda storica dell'arte. Il concetto di bellezza ha origine nella filosofia greca e il suo primato è dovuto alla universalità ontologica che lo caratterizza. La teoria universale del bello, formulata dall'antichità, afferma che la bellezza consiste nella proporzione delle parti. L'esempio più noto e significativo è il canone di Policleto, slide 2, col quale inizia il periodo classico dell'arte greca. Il suo capolavoro è il Doriforo, è nudo, stante sulla gamba destra, la sinistra è lievemente arretrata, il corpo è uguale a 8 volte la testa, il busto a 3 volte, le gambe a 4 volte la testa. Si tratta
di una determinazione metafisica della bellezza dovuta alla filosofia pitagorica, secondo cui la legge dell'universo è la matematica. Nel numero, che determina la figura e la forma misurabili, il cosmo si rivela come un tutto ordinato e quindi come bellezza, cioè l'ordine è legato alla bellezza. In quanto potenza ordinatrice del caos originario, il numero conferisce ordine ai suoni attraverso la musica, ai colori attraverso la pittura, alle proporzioni attraverso la scultura, ai movimenti umani attraverso la danza. Il numero è quella simmetria che si ritrova in Platone, secondo cui l'origine di qualunque manifestarsi della bellezza, all'origine di ogni manifestarsi della bellezza sta la delimitazione, la messa in ordine dell'illimitato, quindi il fondamento di una dottrina ontologica e sacrale della proporzione e della simmetria. La bellezza consiste nel porre dei limiti razionali all'infinito, concetto particolarmente inviso all'antichità da Pitagora in poi, che lo definisce halogon, quindi razionale, quindi non degno di essere oggetto di indagine. Da questo ordine proviene il susseguirsi delle stagioni e di tutto ciò che è bello, buono e virtuoso, perché la virtù si identifica con la bellezza e il benessere dell'anima. Siamo giunti alla stretta connessione, quasi allo scambio, tra l'idea del bene e l'idea del bello. La calogacatia, sintesi di bellezza e bontà, slide 5, l'ideale dell'educazione nel mondo greco. L'esempio più noto e significativo è l'eroe omerico Achille. Bello, armonioso e forte nel corpo, valoroso, abile e coraggioso in battaglia. Anche l'itinerario, adesso parlo del simposio a cui ha accennato anche Ida, anche l'itinerario esposto nel simposio da Socrate, che riporta il discorso di Diotima, una sacerdotessa di Mantinea, con cui lui aveva avuto un dialogo proprio a proposito di Eros, che poi Eros è il filosofo sostanzialmente. Quindi questo discorso di Socrate, che riporta quello di Diotima, conduce dai bei corpi alle belle anime, alle belle istituzioni, ai bei costumi, alle belle leggi, alle scienze, fine all'idea della bellezza in sé, che trascende tutto questo perché appartiene al dominio dell'intellegibile, che non è offuscato dall'imperfetto, cioè dalla materia. Quindi l'idea della bellezza appartiene all'iperuranio, cioè al mondo delle idee, quindi qualcosa in cui la materia non ha proprio luogo ad esistere. Infatti la materia è imitazione e partecipazione dell'idea, ma molto distante dall'idea stessa. Il legame fra l'idea della bellezza e quella dell'ordine teleologico del mondo è dato dal concetto pitagorico di misura, che ancora in Aristotele definisce l'idea classica di bellezza. Egli infatti afferma nella Poetica che i caratteri fondamentali del bello sono misura, proporzione e definitezza. Slide 3 e 4, cioè il Partenone e la Venere di Milo. Anche se praticamente la Venere di Milo è di età ellenistica, pur tuttavia i concetti di misura, perfezione e definitezza si possono attribuire sia al Partenone che alla Venere di Milo. Ancora si riscontra in Aristotele l'influsso del pitagorismo, quando sottolinea lo stretto legame tra l'ordine matematico del bello e l'ordinamento dei cieli. Il cosmos, modello dell'ordine delle realtà visibile, è anche il più alto esempio di bellezza nell'ambito dell'esistente. In tal senso è indiscutibile per gli antichi la superiorità, ecco questo è un concetto fondamentale nell'antichità, che durerà praticamente fino al 600, è solo nel 700 che le cose cambiano, comunque di superiorità della natura sull'arte.
La supremazia del bello di natura si deve al fatto che l'ordine dell'essere rivelato dalla bellezza viene considerato qualcosa di divino. Si tratta di una concezione ultraestetica del bello che si conserva nella teoria medievale sia per l'eredità classica che per la cultura alessandrina, in cui continua ad essere attivo il movimento pitagorico che costituisce il fil rouge che collega Sant'Agostino, che nel De Ordine dice che nel bello piacciono le forme, nelle forme le proporzioni, nelle proporzioni i numeri, con ancora Roberto Grossatesta, che vive nel XIII secolo ed è un francescano che propugna il ritorno del platonismo, diciamo, per arginare l'aristotelismo impelante, il quale dice che la bellezza consiste nell'identità delle proporzioni, sicché pulcritudo est apta partium coniunctio, per arrivare a San Tommaso, che nella Summa Theologiae dice che la bellezza delle cose è giusta proporzione e armonia, quindi sempre proporzione, il concetto di numero continua ad essere attivo. Nell'antichità e nel Medioevo la nozione di bellezza si riferisce alla natura nella sua totalità. Bellezza, ordine e armonia sono qualità dell'universo nel suo insieme e dei singoli prodotti naturali. Omne ens est unum verum bonum et pulcrum. Questo il Medioevo. Per quanto riguarda l'umanesimo e il Rinascimento, il rapporto fra arte e filosofia è caratterizzato dal fatto che molti artisti sono al tempo stesso scienziati e filosofi. Tre soli esempi: Leon Battista Alberti, al contempo sommo architetto, teorico dell'architettura e filosofo; Michelangelo, sommo scultore, architetto, pittore, poeta; Leonardo ha scritto opere in cui il rapporto fra arte, filosofia e scienza è elevato al sistema. Sono gli uomini universali del Rinascimento. L'arte è imitazione della natura, che è la vera origine della bellezza. Dürer, vissuto fra 400 e 500, che è pittore, incisore, matematico, viene considerato il massimo esponente della pittura tedesca rinascimentale. Dürer quindi dirà che la vera arte è nascosta nella natura e solo chi sa trarla fuori da essa la possiede veramente. Quindi ancora nel Cinquecento c'è questo rapporto in cui è la natura, diciamo, che dà la legge all'arte. Queste affermazioni non devono indurci a credere che nel mondo antico e medievale sia presente un senso della natura più profondo di quanto accada nella modernità, perché la passione dell'ambiente come spettacolo e l'attaccamento sentimentale alla natura cominciano a farsi strada a partire dal Rinascimento. Infatti è nella modernità che si crea la nozione e il gusto del paesaggio. Il paesaggio nel Rinascimento viene considerata la forma propria di un territorio, ossia quella porzione di superficie terrestre che si costituisce in immagine e in dati percettivi ed estetici apprezzabili da parte di un osservatore. La nozione di paesaggio è vista sempre meno nel corso dei cambiamenti storici come di pertinenza principalmente estetica, è riportata piuttosto all'ecologia, alla geografia, alla fisica terrestre, quello a cui noi assistiamo attualmente. Però, cioè, tuttavia, è importante mantenere la valenza estetica del termine paesaggio, sia per evitare che esso diventi sinonimo di ambiente o ecosistema, sia per sottolineare l'importanza delle componenti estetiche del paesaggio ai fini della sua salvaguardia e tutela. Siamo dunque giunti al Settecento, secolo in cui l'estetica nasce come tentativo di fornire una legittimazione universale per un ambito che in precedenza appena abbozzato non è stato fatto oggetto di riflessione. L'estetica è il tentativo di fondare criticamente, elevandolo a normatività,
ciò che ci appare da principio votato all'accidentale e all'irrazionalità. In questa ricerca campeggiano tre straordinarie figure di intellettuali che si occupano di indagare in maniera profonda e originale sulla teoria del bello ideale, sull'estetica, su un particolare tipo di conoscenza o gnoseologia, come la definisce per primo nella storia della filosofia Baumgarten. Cioè, con Baumgarten praticamente, che considererà l'estetica una forma di conoscenza, inizia proprio questo processo, cioè il tentativo di dare a qualcosa di assolutamente accidentale, quale è l'opera d'arte oppure il paesaggio bello, perché noi vedremo per esempio che Kant si occuperà sia del bello di natura che del bello artistico. Ora, con Baumgarten inizia questo processo, e infatti poi Baumgarten, le opere di Baumgarten saranno oggetto le lezioni di Kant all'Università di Königsberg. Dicevo appunto che il primo ad usare il termine gnoseologia è proprio Baumgarten, perché, adesso lo vedremo in maniera più particolareggiata, l'estetica è una forma di conoscenza. Infatti lui dice: la gnoseologia viene suddivisa in due parti. Da una parte c'è la logica, che riguarda la conoscenza intellettuale. Dall'altra c'è la teoria della conoscenza sensibile, che è una conoscenza, ecco perché gnoseologia, definita estetica, che si occupa sia della conoscenza sensibile che della teoria del bello e delle arti liberali. Baumgarten conferisce all'estetica una dimensione autonoma. Diversamente dalla conoscenza intellettuale, quella sensibile non verte sull'universale astratto, ma sul particolare concreto, per l'appunto il famoso accidentale. Essa è un analogo della ragione ed è connaturata allo spirito umano, come dimostra la naturale inclinazione dell'uomo verso la bellezza sensibile e artistica. Ecco perché va indagata, perché è una facoltà dell'animo umano andare verso il bello. Contemporaneo di Baumgarten è Winckelmann, la cui espressione più nota è quella che riguarda la definizione proprio icastica dell'arte greca come caratterizzata da nobile semplicità e quieta grandezza. Da Baumgarten, Winckelmann ereditò la concezione dell'autonomia dell'arte come espressione della bellezza fine a se stessa e non ordinata a un superiore scopo di edificazione morale o religiosa. Egli scrisse tra le varie opere e pensieri slide 6, quella delle tre grazie, pensieri sull'imitazione delle opere greche in pittura e scultura e storia dell'arte antica, storia dell'arte nell'antichità, che è appunto il primo testo di storia dell'arte. Teorico del bello ideale, fondato su un concetto formale di bellezza, ciò che rende bello un oggetto è un quid indefinito, non riconducibile ad alcun particolare visibile. Egli vuole indicare il fascino misterioso, l'attrattiva indefinibile propria della bellezza e dell'opera d'arte. Il nucleo fondamentale della sua teoria è la considerazione della statua rappresentante la divinità olimpica, come modello di figura ed exemplum del processo di trasfigurazione. Ecco, questo è importantissimo, questo nella teoria del Winckelmann. Cioè, l'arte è trasfiguratrice, non deve imitare la realtà, la deve trasfigurare, perché anzi l'imitazione viene considerata negativamente. E adesso lo vedremo in maniera più scientifica. Ed exemplum del processo di trasfigurazione necessario alla realizzazione di un'opera d'arte. In essa si perde la particolarità materialità del corpo umano, che diventa simbolo di un'umanità perfetta e priva di passioni. La sua estetica è antirealistica. Le immagini offerte dalle opere d'arte sono astratte dalla natura e dai corpi, e la ricerca della somiglianza va a scapito della perfezione.
Ma è Kant che fa dell'estetica una disciplina filosofica che detta le condizioni di universalità e necessità per un'esperienza che a prima vista ne è priva. L'estetica nasce come tentativo di fondare criticamente, elevandolo a normatività, ciò che appare votato all'accidentale e alla irrazionalità. Si tratta di un tentativo di giustificazione teorica dei giudizi riflettenti. I giudizi riflettenti sono quelli che riguardano il bello, quindi il giudizio estetico e il giudizio teleologico, ma ce ne occuperemo nel prosieguo della trattazione. Quelli che si sforzano di reperire una normalità a partire dall'accidentale. Cioè Kant, nella critica della ragion pura, praticamente era partito dalla norma, cioè dalle categorie, per arrivare a formulare un giudizio che è un giudizio di carattere scientifico, infatti lui lo chiama determinante, per le nostre esperienze che riguardano appunto la natura intesa però dal punto di vista scientifico. Qui invece si tratta di fare il processo inverso, cioè noi abbiamo già il particolare, l'opera d'arte, il bel paesaggio, dobbiamo trovare l'universale. Ecco il motivo per cui il nostro giudizio non può essere che riflettente. Infatti, dice Kant, il giudizio è la facoltà di pensare il particolare come contenuto nell'universale, la regola, il principio, la legge. Il giudizio che opera questo tipo di sussunzione è quello che vi ho detto prima, è un giudizio determinante, parte dalle categorie dell'intelletto e arriva al particolare. Se è dato invece soltanto il particolare e il giudizio deve trovare l'universale, esso è semplicemente riflettente. Cioè il compito della critica del giudizio di Kant è quello di trovare l'universalità e la necessità partendo dall'oggetto bello artistico oppure dal bello di natura. Indagare quindi questi due concetti di bellezza che devono arrivare ad un principio universale. Il giudizio riflettente si divide a sua volta in giudizio estetico relativo al bello e al sublime e giudizio teleologico che considera i fenomeni naturali dal punto di vista della loro finalità. Ora, il giudizio estetico, cioè quello che riguarda il bello e il sublime, non porta alcun contributo alla conoscenza. Invece adesso vediamo in che senso il giudizio teleologico ha una funzione conoscitiva, anche se di carattere puramente regolativo e non costitutivo, perché l'idea di finalità non ha oggetti corrispondenti nell'esperienza. Allora, qui credo che bisogna dire due parole. Allora, praticamente, che cosa vuol dire Kant? Noi pensiamo ad una finalità della natura, però la finalità della natura, noi non abbiamo esperienza, è un'idea che ci viene appunto alla mente osservando i fenomeni naturali. Ora, che cosa vuol dire che il giudizio teleologico, cioè quello che si occupa appunto della finalità della natura, ha una funzione conoscitiva di carattere regolativo e non costitutivo? Vuol dire che l'idea della finalità della natura è come se desse all'intelletto che si preoccupa della conoscenza scientifica, cioè diciamo quello della critica della ragion pura, gli detta una sorta di norma, una sorta di regola affinché esso continui nel processo conoscitivo per ampliarlo sempre più e per giungere ad una conoscenza di questa finalità sempre più pressante, sempre più importante. Ecco perché dice che il giudizio teleologico ha una funzione conoscitiva, è una funzione di stimolo, vuol dire questo. Cioè dire carattere regolativo e non costitutivo vuol dire che il giudizio teleologico dà una regola all'intelletto. L'intelletto
che invece produce una conoscenza di tipo costitutivo, di tipo determinante, quella che appunto abbiamo visto nella critica della ragion pura. Quindi in questa considerazione della finalità e della norma, del giudizio che ha un valore regolativo, porta Kant a considerare che nella esperienza estetica vi è la centralità della nozione del sentimento. E infatti vedremo che è su questo che lui insiste per determinare l'idea della bellezza, cioè l'idea della bellezza è il nostro sentimento di condivisione, di partecipazione, di attrazione nei confronti dell'idea, nei confronti dell'oggetto bello. Quindi questa centralità della nozione del sentimento, forgiata non in campo psicologico, ecco, non si preoccupa della psicologia Kant, ma lo forgia in senso estetico, quindi viene sottolineata da Kant, secondo il quale la facoltà di giudizio, a cui vanno riportati i giudizi estetici, cioè sempre, c'è sempre il giudizio, cioè appunto lui dà come titolo alla critica, all'ultima delle tre critiche, quella che si occupa dell'estetica, appunto la chiama critica del giudizio. I giudizi estetici sono quelli che fondamentalmente danno vita alla nostra idea di bellezza. È quella che contiene i principi per il nostro sentimento di piacere e dispiacere. Nel giudizio estetico noi riferiamo la nostra rappresentazione dell'oggetto non mediante l'intelletto, ma mediante il sentimento. Ripetiamo ancora una volta che questo sentimento va forgiato in senso estetico e non psicologico, inteso non come sentimento privato, ma come sentimento intersoggettivo. Cioè, diciamo, tutti concordiamo sul fatto che il Partenone è un'opera d'arte, tutti concordiamo sul fatto che il Doriforo è un'opera d'arte. Quindi si tratta di un giudizio universale, ma un giudizio che dipende dal soggetto. Naturalmente non significa soggetto individuale, significa io penso, significa tutto quello che gli esseri umani hanno elaborato a proposito del concetto del bello, così come riguarda tutto quello che gli esseri umani hanno elaborato a proposito delle scienze, della matematica, cioè di quel sapere che l'io penso, che significa questo pensiero che riguarda il processo conoscitivo in realtà dell'umanità intera. Per cui, quindi per Kant, no, ma come sentimento intersoggettivo, quindi il gusto è per Kant un senso che abbiamo in comune con gli altri, ecco perché può diventare un giudizio oggettivo. Una facoltà estimativa capace di raggiungere l'universale a partire dal sensibile e dal particolare. Ecco, qui siamo giunti alla fine del nostro discorso. Avevamo iniziato col giudizio determinante che parte dall'universale per arrivare alla conoscenza sensibile. Siamo arrivati alla critica del giudizio che parte dal sensibile al particolare per raggiungere l'universale, cioè fa il cammino esattamente inverso. Allora, adesso, se prendiamo la slide numero 7, cioè quella del campo di grano con cipressi di Van Gogh, l'ho scelto come esempio, perché siccome insomma Kant è un po', diciamo, ostico, ma mi è sembrato di poter fare questo esempio per capire in maniera, diciamo, più semplice che cosa vuole dire Kant. Allora dice Kant, quindi per giudicare gli oggetti belli è necessario il gusto, per produrli è indispensabile il genio. Infatti consideriamo il bello di natura,
un campo di grano. L'agronomo ne misura l'estensione, considera l'esposizione ai venti, se il luogo è piovoso ed altre considerazioni naturalistiche. Il padrone del campo valuta il guadagno che potrà trarne quando le spighe matureranno e daranno il grano. Van Gogh trasformerà la spontaneità della natura in un oggetto artistico. Chiaramente siamo quasi siamo a più di un secolo di distanza, perché il quadro è del 1889, però diciamo mi è sembrato il più adatto a far capire quello che vuol dire Kant. Il genio è la disposizione innata nell'animo per mezzo della quale la natura, ecco, dà la regola all'arte, dando vita sempre a un oggetto accidentale. Infatti Van Gogh ha dipinto tre opere con lo stesso soggetto, una è al Metropolitan, l'altra alla National Gallery e l'altra è ad Amsterdam. Quindi che cosa vuol dire questo? Che l'accidentale, cioè l'oggetto artistico, ha una sua universalità, proprio perché tutti, intesi come io penso, concordiamo che quello che si tratta di un'opera d'arte. Ancora, adesso siamo arrivati all'ultimo autore, cioè Hegel, e vediamo adesso che cosa dice. Allora, come ha detto Ida, la critica del giudizio è quella che dà praticamente il là anche alle interpretazioni romantiche di Kant, proprio perché diciamo esprime questa libertà, e la natura, dice, la natura dà la regola all'arte, ma la natura è libera per sua definizione. Per cui in Hegel noi abbiamo alcuni elementi, tipo per esempio quello del genio, che lui riprende proprio da Kant, oppure quello secondo cui non c'è nessuna finalità diversa da parte nei confronti dell'oggetto artistico, perché la finalità è in se stesso, cioè è l'oggetto artistico il fine di se stesso. Comunque l'arte per Hegel è il primo momento dello spirito assoluto, la tesi, l'antitesi è la religione, la sintesi è la filosofia. Queste sono le tre forme dello spirito assoluto in cui l'idea giunge a conoscere se stessa, cioè la ragione come essenza della realtà naturale e spirituale. Tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale. Le supreme espressioni dello spirito non si distinguono quanto a contenuto del loro sapere, che per tutte è l'assoluto, ovvero l'intero, ovvero la totalità del reale in cui l'idea si oggettiva. La differenza tra espressione artistica, religione e pensiero filosofico riguarda la forma con cui esse conoscono l'assoluto, che nell'arte è l'intuizione sensibile, nella religione il sentimento e la rappresentazione, nella filosofia il concetto. Nelle lezioni sull'estetica l'arte è definita come manifestazione sensibile dello spirito. In essa, infatti, la spiritualità viene a trovare una forma intuitiva immediatamente percepibile. Ecco, questo è un altro elemento ripreso da Kant, l'immediatezza, la spontaneità. Ma ciò non va inteso in modo intellettualistico, come se la forma fosse qualcosa di esteriore che si aggiunga al contenuto interiore. Sulla scia di Kant, Hegel rifiuta la tesi dell'arte come imitazione, quanto la tesi di uno scopo didattico morale dell'arte. Essa è fine a se stessa, l'arte è idealizzatrice ed è opera del genio, che non è surrogabile con precetti e norme estrinseche, ma richiede un impegno severo che non può esaurirsi nella spontaneità dell'ispirazione, come sosteneva il contemporaneo romanticismo. Hegel è particolarmente ironico nei confronti di questa idea della spontaneità, che era per esempio un'idea di Schelling, il suo collega e predecessore. Infatti parla della sua concezione dell'arte, che vede nella spontaneità un elemento fondamentale, come di romantiche fantasticherie.
L'arte non è un gioco frivolo, perché esprime sentimenti, pensieri e significati profondamente umani, anche se diversi in rapporto ai vari generi d'arte, secondo una gerarchia che, muovendo dall'architettura, arriva fino al genere più alto, la poesia, passando attraverso la cultura, la pittura e la musica. Come vedete, qui abbiamo sempre un retaggio platonico, cioè praticamente dall'architettura alla scultura, pittura, musica e poesia si perde sempre la materialità, cioè l'allontanamento da ciò che è materiale. Hegel sostiene una successione nello sviluppo dell'arte corrispondente alle tre epoche della storia del mondo. L'arte simbolica è propria dei popoli orientali. In essa l'idea è ancora alla ricerca della sua vera espressione artistica. Non possiede un criterio adeguato per manifestarsi armonicamente nel sensibile. Non può quindi giungere ad un accordo tra significato e forma. E l'espressione simbolica tradisce tale inadeguatezza, perché per esempio il leone può rappresentare l'animale stesso o la forza di cui è simbolo, quindi c'è una contraddizione, che sarà risolta, questa ambiguità, porta al superamento dell'arte simbolica nell'arte classica, fiorita in epoca greco-romana e caratterizzata da un equilibrio perfetto di contenuto concettuale ed espressione sensibile. Come mostra la quiete solenne delle raffigurazioni scultoree di eroi e dei. Nella figura umana trova espressione l'idea giunta a cogliersi come libera soggettività infinita ed armonia. In questo Hegel si rivela classicista in linea con la tradizione risalente al Winckelmann. Il farsi avanti della soggettività in seguito all'affermarsi del cristianesimo segna il tramonto dell'arte classica. L'arte nuova, chiamata da Hegel romantica in senso largo, cioè praticamente Hegel attribuisce questo termine romantico all'arte, diciamo dal Medioevo in poi, dopo con l'arte del cristianesimo. In senso largo, spezza l'equilibrio perfetto raggiunto dai greci ed è caratterizzata dalla prevalenza del sentimento. Infine, col tramonto del Medioevo della cavalleria, l'arte diventa rappresentazione prosastica dei conflitti fra i sentimenti dei singoli e i contrasti tra le varie iniziative individuali, e il romanzo, i cui protagonisti sono genti meccaniche di piccolo affare, come avrebbe detto Manzoni, è il genere letterario più adeguato alle nuove condizioni sociali. Allora, per favore, slide 8, 9, 10... quelle slide che vanno dall'8, ecco. Allora, queste slide praticamente le ho sostanzialmente unificate proprio sotto questa definizione di gente meccanica e di piccolo affare, perché praticamente qual è l'oggetto dell'arte? Dopo che l'arte ha avuto come oggetto gli dèi, gli eroi nell'arte classica, ha come oggetto il cambia valute e sua moglie, la ragazza con la cioccolata, oppure ancora il mercato di Dresda, il nuovo mercato di Dresda. Questa è, perché il nuovo mercato di Dresda? Perché Hegel attribuisce la morte dell'arte, fra le varie ragioni, diciamo, che sono di carattere storico e del divenire, che è implicito nello spirito, proprio all'emergere della classe borghese. E quale luogo può interpretare meglio i trionfi di questa classe se non il mercato di una città importante dal punto di vista economico? Ancora, se andiamo avanti, che cosa troviamo? Ecco, questo bellissimo quadro di Constable l'ho inserito proprio perché c'è questo splendido paesaggio, un po' nuvoloso, ma anche qui l'arte, appunto, ha per oggetto che cosa? Il contadino che trasporta il suo carretto, si ferma nello stagno, chissà, forse ha qualche difficoltà perché c'è l'acqua che, insomma, impedisce un'andatura più veloce, ma
cioè siamo lontanissimi da quelle, da quegli oggetti artistici, ripeto ancora una volta, che sono gli dei, gli eroi, Achille, il più veloce, il Doriforo, eccetera. Ancora, se andiamo avanti, troviamo l'orrido come oggetto dell'arte, perché questo è Goya che ha dipinto Saturno che mangia uno dei figli. Quindi, ripeto ancora una volta, è sempre questo concetto che porta alla morte dell'arte, anche se Hegel non ha mai usato questo termine. Se andiamo ancora avanti, troviamo un'altra scena particolarmente proprio borghese, cioè il bacio, ecco, sempre di una vita che non ha nulla di eroico, non è la vita comune, sono i sentimenti, diciamo, borghesi, intesi proprio nell'accezione secondo la quale viene considerata la borghesia come una classe che contende all'aristocrazia il primato. Naturalmente questo accadrà nel corso di almeno due secoli, però se Hegel, diciamo, con la sua preveggenza riesce a comprendere che proprio queste forme artistiche hanno questa diciamo caratteristica secondo cui è la banalità della vita quotidiana che diventa oggetto dell'arte. Per cui l'arte ha terminato il suo compito, che è stato assunto dalla filosofia, ultimo supremo momento dello spirito e considerazione pensante della realtà. Siamo alla morte dell'arte. Con questa locuzione, mai usata da Hegel, ci si riferisce alla tesi hegeliana secondo la quale l'arte non avrebbe più nel mondo moderno la destinazione suprema che aveva nel mondo classico, e in questo rappresenterebbe per noi qualcosa di passato. La tesi non vuole affermare che in futuro non ci saranno più opere d'arte, ma sottolineare che l'arte non può più svolgere il compito di rivelazione della verità che ha avuto nella Grecia antica e che successivamente è stato svolto dalla religione, mondo cristiano, e ora è svolta dalla filosofia nel mondo moderno. Per indicare questo processo, Hegel non usa mai il termine morte e dice piuttosto che l'arte è per noi un passato, che essa nel mondo moderno si dissolve. L'arte è simile alla povera vita da privato di un can signore decaduto, secondo quanto afferma Benedetto Croce. Ultima slide, Guernica. Perché Guernica? Perché praticamente l'oggetto dell'arte che cos'è? La violenza, l'angoscia, lo stupore, la sofferenza, cioè quanta differenza c'è tra queste sensazioni provocate dall'opera di Picasso e la nobile semplicità e quieta grandezza di cui parlava Winckelmann. Ho concluso, vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, Marghe, una interessantissima carrellata. Grazie, insomma. Anche abbastanza, come devo dire, piena di contenuto. Se dovessimo veramente fare adesso una tavola rotonda su tutto, no, non facciamo. Detto, credo che non ci basterebbe la serata. Proprio tantissime suggestioni anche in una come me che dalla filosofia non è proprio stata baciata in fronte, insomma. Comunque è veramente bello anche il percorso, no, che hai fatto. Adesso passo però la parola a Ida, che sicuramente, insomma, ti vorrà fare qualche domanda. Per ora prego il pubblico, il pubblico che ha partecipato, prego di scrivere qualche domanda che rivolgeremo alla relatrice. Complimenti, Marghe, grazie. Grazie. A voi due allora.
Bella impresa, insomma. Intanto mi unisco ai complimenti perché è stata una relazione veramente efficace che ha toccato in modo particolare la questione spinosissima di Kant, della concezione dell'arte di Kant, non facile, non molto complessa e mi congratulo, insomma, per la tua chiarezza. Grazie, grazie. Una prima riflessione di carattere generale. Abbiamo visto, ci hai fatto vedere, ci hai ricordato che tutto il mondo antico, da Pitagora per via del canone, dell'armonia, di questo tema fortemente logico, razionale, no? Portato dalla misura dentro l'arte. Da Pitagora, poi Platone, Aristotele, fino al Medioevo, insomma, almeno fino a Tommaso d'Aquino, e concorde questa visione, a parte un'obiezione di Plotino sulla quale poi vorrei tornare, vorrei sapere che cosa ne pensi, ma ecco, mi pare che sia concorde tutta questa visione omogenea sulla unità del bello, dell'esperienza del bello. Il bello non è solo bello, non è solo un'esperienza estetica, ci dicono gli antichi. Il bello è insieme bello, vero, e tu hai ricordato quanto questo tema del vero, questo tema ontologico venga poi ripreso nel Settecento, è bello, è vero ed è buono. Quindi la bellezza non ha solo un valore ideale perché, come ce la presenta Platone, è una forma, nel simposio, voglio dire, vediamo proprio una forma di ascesi, no? Verso l'idea suprema del bello che soggiace, guarda caso, proprio all'idea del bene, quindi è parente prossima dell'idea del bene. La bellezza è coglie tutta insieme varie esperienze. Quella esperienza originaria del bello, che è un'esperienza razionale, quindi è un'esperienza, perché razionale ci dicono gli antichi, perché è fondata sulla misura, sul logos, sull'armonia, come tu ricordavi. Quindi è un'esperienza di razionalità, ma se è un'esperienza razionale e totalizzante vuol dire che anche ci mette di fronte a ciò che è conoscibile. Attraverso il bello possiamo conoscere. Conoscere che cosa? Conoscere la verità e conoscere anche il bene, no? Quella famosa visione socratica che poi Platone sviluppa. Ora, questa visione dell'unità del bello come un'esperienza unitaria, no? Originaria, unitaria, che intreccia insieme tutte le altre esperienze, sia la bellezza, sia la verità e sia la morale, rimane intatta fino a Tommaso d'Aquino, no? Tant'è che Tommaso d'Aquino ci dà una definizione della bellezza come Veritatis Splendor, definizione che guarda caso è rimasta pure ancora oggi nella dottrina della Chiesa, tant'è che un'enciclica di Giovanni Paolo II si intitola appunto Veritatis Splendor. E che cos'è la bellezza per Tommaso d'Aquino? È lo splendore della verità, perché la bellezza esprime la perfezione, l'armonia, quindi i canoni del passato, che non sono mai passati fino all'età, fino alla scolastica, perfezione, armonia, quindi senso della proporzione, ma soprattutto esprime chiarezza. E nella chiarezza splende. Che cosa splende? Splende la verità. Quindi c'è una omogeneità, mi pare, no? Della visione della bellezza, una continuità tra il mondo antico e il mondo medievale. Peraltro, tu ricordavi il tema dell'imitazione, che è quello poi del rapporto con la natura che avevano gli antichi, era la natura la grande maestra del bello e quindi
produrre la bellezza attraverso l'arte voleva dire imitare la natura. Allora, io in questo panorama di grande continuità vorrei proporti una prima obiezione, che guarda caso viene dallo stesso mondo antico, poi andiamo invece alla discontinuità totale che è Kant, ma un'obiezione che è proposta da Plotino, no? Plotino dice, pur conservando l'unità del pensiero di Platone e di Aristotele, Plotino dice, però guardate che nell'armonia, nel canone dell'armonia, c'è un'insufficienza, c'è una sorta di eccedenza della bellezza. La bellezza ha bisogno del canone dell'armonia, ci racconta Plotino, però va anche oltre questo canone. Perché? E l'esempio che lui fa è un esempio molto semplice, ma secondo me molto illuminante, no? Perché lui dice, guardiamo un volto ben rappresentato, quindi un volto rappresentato secondo i canoni dell'armonia e secondo tutte le proporzioni canoniche. Noi questo volto a volte lo vediamo bello, bello, ci piace moltissimo, altre volte invece non riusciamo a vederlo altrettanto bello. Che cosa significa? Che il bello non sta veramente tutto nella proporzione, c'è un oltre che va fuori della misura, è un'eccedenza della misura, in qualche modo, come dire, è qualunque spiegazione razionale, come se ci dicesse Plotino, è come se non bastasse a contenere veramente l'esperienza totale, originaria che noi facciamo dell'arte e in generale della bellezza, perché ovviamente, come tu ricordavi, poi siamo all'interno di una concezione nella quale la bellezza ha sempre un valore divino, quindi quest'oltre, questa eccedenza ci rimanda all'eccedenza dell'uno, dell'emanazione, eccetera, eccetera. E tu che ne pensi? Secondo te, a te sembra che ci sia una qualche incrinatura in questa omogeneità del mondo antico intorno alla visione unitaria della bellezza come bello, vero, buono? Oppure secondo te arriva proprio così, monolitica, unitaria da Platone, non tanto da Pitagora, perché insomma Pitagora si limita tutto sommato al tema dell'armonia, il resto ce lo mettono Platone e Aristotele. E da Pitagora arriva fino al Medioevo. Ti sembra così unitaria, unificante, o vedi anche tu, come vedo io, qualche eccezione, qualche incrinatura in questa visione? Ma diciamo, Plotino peraltro è esponente del neoplatonismo, quindi diciamo la sua concezione continua a rimanere legata all'antichità classica. Penso, diciamo, che più che un'incrinatura sia, come dire, una sorta di declinazione particolare del platonismo. Sì? Sì, adesso è un po' intermittente la voce, ma sarà il mio computer che ha qualche difetto. Ho capito. Dicevo che mi sembra che questa questione delle emanazioni, diciamo, che derivano dalla pienezza dell'essere, no? Ecco il motivo per cui poi si creano le ulteriori individuazioni dell'essere stesso. Certo, è una particolare visione plotiniana, ma io penso, insomma, poi naturalmente le opinioni sono differenti, penso che si possa comunque far rientrare nella visione, diciamo, classica del platonismo e della considerazione della natura come divina, cioè secondo me
queste affermazioni di Plotino non inficiano quel principio fondamentale che riguarda l'arte, che ha questo valore così alto, così importante, perché prende le regole dalla natura e la natura è divina. Cioè, io penso che anche in Plotino questo principio, nonostante le differenze chiaramente, che sono appunto quelle che hai detto tu, nonostante questo permanga questa idea fondamentale della realtà come divina. Cioè, a me sembra che questo sia il nucleo fondamentale dal quale non ci si sposta sostanzialmente, perché perfino Dürer, che vive nel Cinquecento, dice che l'arte è imitazione della natura e che dalla natura dobbiamo partire. Cioè, mi sembra un'idea talmente forte che viene scardinata solamente dagli autori del Settecento. Sono quelli che, dando vita ad una nuova forma di filosofare, diciamo, cioè l'estetica, sono quelli che realmente spezzano. Ma tutto sommato Plotino, pur nella sua particolarità, rimane sempre ancorato a quella idea che era stata dell'antichità classica, e che poi sarà anche di Winckelmann, che dice che l'opera d'arte non deve imitare, anzi deve distaccarsi, proprio per essere assolutamente bella. Quindi io ripeto, penso che nonostante tutto anche Plotino, pur nella sua particolarità, possa essere inserito in questo lungo filone che arriva fino al Settecento. Grazie. Ci sono delle domande. Ve le dico in ordine. Allora, una prima domanda. Fatta, mi permetto di dire, da mia cognata Emilia Mele, anche lei docente, già docente di storia e filosofia, che chiede: cosa dire dell'arte astratta? Chi vuole rispondere? Marghe? Ma io... o Andrea, insomma, chi vuole rispondere? No, risponde, no, chi si è occupato di più di estetica... No, vabbè. Allora, io mi sono occupata di estetica in gioventù, adesso non me ne occupo più, rimango così una fervente ammiratrice del bello e dell'arte, ma non più una che, insomma, non mi occupo più in modo particolare di questi studi. Ma in ogni modo, insomma, provo a rispondere alla domanda, perché è uno dei grandi salti questi, no? Il salto precedente, quello magari sul quale vale la pena tornare, era quello che torniamo poi dopo, magari ci torniamo un pochino dopo, quello a cui tu facevi riferimento, cioè il Settecento e Kant in modo particolare, e poi Hegel, tutto sommato, l'informale, l'astrattismo, sono correnti figlie della morte dell'arte. Cioè, allora, intanto già Kant ci aveva detto, ci aveva dato questa grande novità, proprio, cioè aveva sconvolto tutto l'antico, in qualche modo separando, dividendo questa unità originaria dell'arte di cui parlavamo prima, cioè l'arte che doveva contenere anche il vero, l'arte, il bello, la bellezza, che dovevano contenere anche il vero e il buono, e l'etico, il morale, perché toglie all'arte questi significati, sia della verità e sia della moralità. Ma Hegel, quando ci parla dell'arte, della morte dell'arte, continuando questa riflessione sulla modernità dell'arte, su cos'è l'arte nel mondo moderno e quindi anche nel mondo contemporaneo, e tutto sommato già definisce il concettuale, no? Cioè, quando lui dice, Hegel dice che l'arte moderna, la terza fase dell'arte, quella della cosiddetta morte dell'arte, è figlia di un'epoca che è troppo ricca di contenuto
più povera di forma, già ci sta dicendo, ci sta introducendo alla lezione dell'informale, dell'astrattismo e poi dell'informale, cioè la lezione della rottura con la forma classica. Perché? Perché il contenuto, quello che per Hegel è la filosofia, cioè il fatto che pensiamo troppo, riflettiamo troppo, siamo sempre più pieni di ragione, ecco, dal punto di vista hegeliano, e dei contenuti della ragione rispetto alla spontaneità, alla libera espressione dell'immaginazione, della fantasia che l'arte invece aveva espresso, ecco, questo è già arte concettuale, cioè l'arte non ha più il linguaggio, ci sta dicendo Hegel attraverso il tema della morte dell'arte, non ha più il linguaggio per esprimere in modo immediato con fantasia, con immaginazione la realtà. L'arte sulla realtà può soltanto riflettere. Riflettere che cosa significa? Significa ragionare attraverso concetti, e questi concetti non possono che esprimersi in forme concettuali. E dunque abbiamo le grandi correnti del Novecento che rompono con la forma classica, l'astrattismo, il concettuale, eccetera, eccetera. Ecco, io la vedo un po' così. Grazie Ida. Marghe, vuoi dire qualcosa? Se no passo all'altra domanda. Una sola cosa. Cioè, in realtà quello, appunto, il percorso che io ho scelto era proprio quello che finiva con Hegel, perché si rifaceva al neoclassicismo, d'accordo? Ma comunque diciamo volutamente è stata esclusa l'arte contemporanea, ma c'è un'altra differenza oltre che fra, diciamo, morte dell'arte, astrattismo, ma poi ci sono le avanguardie, cioè nel Novecento c'è proprio una vera e propria rivoluzione, così come quella che hanno operato nel Settecento Baumgarten, Kant e Winckelmann. Infatti, per esempio, quello che io ho detto a proposito di Kant, non c'è nessun critico contemporaneo che lo accetta, cioè che tutti siamo d'accordo che quello è un oggetto bello, proprio perché i canoni dell'estetica, i canoni della critica dell'arte contemporanea sono completamente diversi. Non, come devo dire, non, certo, l'astrattismo, se andiamo al punto di vista della mia relazione, fa ovviamente sempre parte della morte dell'arte, per l'appunto, come diceva Ida, perché non c'è più l'eroico, questo è il concetto fondamentale. Ma anche Kant, come devo dire, è stato superato, tra virgolette, naturalmente, non superato perché Kant non si supera, ma nel mondo moderno, nel mondo della critica dell'arte moderna, non, nessuno è disposto a considerare come oggettivo il giudizio estetico, d'accordo? Non è un tipo di concetto che ormai è stato tralasciato, ma chiaramente io, dovendomi occupare del problema fino alla morte dell'arte di Hegel, anche perché già così praticamente la relazione, poi ci voleva un'altra ora di relazione per l'arte, per le questioni che riguardano il mondo contemporaneo. Ok, grazie. Allora vi pongo altre domande. Una è questa, Giuliana, però non so se sia la mia amica Giuliana Palermo, non so, c'è una sigla. Allora, chiede: il concetto di morte dell'arte, perdendo in parte i caratteri che aveva in Hegel, non ha una sua attualità? Anzi, non si è creata una moda della morte dell'arte che può solo essere espressione di precarietà? Chi risponde? Ma probabilmente questo... cioè, voglio dire, rimaniamo sempre in questo ambito.
Il fatto che l'arte con la sua morte, usiamo questo termine anche se non è hegeliano, però è sintetico e quindi ci fa capire, praticamente venendo meno l'oggetto eroico, d'accordo? La morte dell'arte, ecco perché poi ho fatto vedere tutte quelle slide dal cambia valute fino al bacio, che stanno ad indicare proprio che è la vita quotidiana, è la banalità della vita quotidiana che diventa oggetto dell'arte. Se dovesse rispondere Hegel, credo che risponderebbe proprio questo, cioè che per l'appunto la nostra arte contemporanea, certo, non, l'ha detto lo stesso Hegel, non significa che morte dell'arte non si debbano più produrre oggetti artistici, però sono oggetti lontani dalla verità, quindi per l'appunto precari, come dice la collega che ha posto il quesito. Sì, sì, io condivido. Questo tema della verità è anche il mio modo di vedere indissolubilmente legato con la morte della, se l'arte non ha più un contenuto di verità, decade, insomma, e il contenuto di verità, come tu ricordavi, è dato dall'eroico, dal mito. Accentuerei quel passaggio che tu hai già curato presentandoci le slide, e che c'è in Hegel, perché Hegel è proprio il filosofo borghese, il grande pensatore borghese, cioè quanto l'arte si leghi, l'arte contemporanea, moderna, per Hegel anche moderna, moderna e contemporanea, si leghi anche al mercato, perché in Hegel c'è questo senso di un'arte che decade, anche perché diventando rappresentazione della vita borghese, della banalità della vita quotidiana, l'artista diventa uno soggetto al mercato, quindi soggetto alle mode, e oggi non solo viviamo nel grande mercato dell'arte, cioè qui poi dovremmo ricordare tutto il tema della società di massa, Benjamin, la concezione dell'aura, no? Dell'aurea dell'opera d'arte che viene perduta completamente perché la tecnologia ha superato la riproducibilità dell'arte, ne ha superato l'unicità, come ci spiega Benjamin. Ma c'è anche questo aspetto proprio commerciale che fa diventare ogni espressione artistica e ogni sua definizione una moda. Oggi è una moda parlare di morte, morte del cinema, morte, cioè si sente frequentemente. Perché parlarne di questo tema? Perché io credo questa... questa credo sia una ripresa anche di un'osservazione che Hegel sul mercato e sulla come dire, degradazione commerciale dell'arte, che Hegel aveva molto presente. Penso che la domanda di Francesco Suriano sia coerente con ciò che è stato appena detto. Chiede Francesco Suriano: la morte dell'arte perché è venuto meno il canone winckelmanniano e ha acquistato diritto di espressione anche la disarmonia, il caos, l'indeterminato? Credo che sia un po' in coerenza. Esattamente, no? Così. Esattamente, cioè, così. Okay, ma è per questo che io poi all'ultima slide ho fatto vedere Guernica, perché è proprio la esemplificazione del fatto che l'arte ha come oggetto proprio l'angoscia, la sofferenza, la violenza, d'accordo? Quindi ecco sì, il motivo. Chiedo scusa, Marghe, chiede ancora sempre Francesco: il contenuto di verità è dato solo dall'eroico, quindi aboliamo tutta l'arte moderna, ma anche Verga, Joyce, Céline? Ma certamente no, ma l'ha detto Hegel, cioè non che io faccia, io ho fatto la tesi su Hegel, sono una sua appassionata ammiratrice. Allora, non è, lui ha detto che questo non significa che non ci saranno più opere d'arte, significa semplicemente
che quell'eroico, quel bello assoluto, quella idealizzazione della figura umana che si è rivelata nell'arte classica non ha più modo d'essere. Ma d'altra parte, diciamo, questi conflitti siamo noi che li creiamo, perché se noi invece andassimo a leggere quello che scrivono i filosofi, vedremmo che non c'è contraddizione tra quello che dice Hegel e quello, diciamo, che sostiene il nostro collega Suriano, nel senso che lui lo ha detto certo che ci saranno ancora opere d'arte, ma non avranno quel senso, perché per lui il senso dell'arte è quello. Quindi, tra l'altro, questo è anche andando, diciamo, alla totalità del pensiero hegeliano, come voi spero ricorderete dai tempi del liceo, c'è sempre tesi, antitesi, sintesi. Quindi non può rimanere senza sintesi questa triade, ci deve essere una sintesi. Qual è la sintesi? La filosofia, che è la considerazione pensante della realtà, ed è quella che ci porta alla verità, mentre prima era l'arte che ci portava alla verità, quando era il momento della tesi, cioè arte, religione, filosofia. Quindi il processo è un processo necessario, cioè la fine dell'arte non è che la designa Hegel, è derivante dalla sua concezione della realtà, che è fatta di triadi. Quindi arte, religione, filosofia. Okay. Nel momento attuale suo, la filosofia è quella che raggiunge la visione più ampia e definita della realtà. Quindi l'arte muore non in quanto creatività, ma in quanto mancanza di sintesi tra l'arte stessa e la realtà e la verità. Questo è il senso. Cioè non vuole dire che Joyce, che adesso non ricordo gli autori che ha, Céline, eccetera, non sono sono da buttare via. Significa semplicemente, per lui naturalmente, che non ci dicono più il vero così come assoluto, perché poi questo è il discorso, perché noi parliamo di vero, ma in una maniera molto meno, diciamo, grave, tra virgolette, di quanto non facessero i filosofi del Settecento e dell'Ottocento. Per loro il vero è un valore assoluto, per noi il vero, ormai c'è pure la seconda verità, quindi figurarsi. Siamo nell'epoca della post-verità, figuriamoci, esatto. quanta importanza attribuiamo al vero. E comunque vorrei aggiungere, se posso, Franca? Vorrei aggiungere due cose alla risposta già molto esauriente che ha dato Margherita, ma ecco, volevo solo aggiungere questo, che Hegel non ci creda alla morte dell'arte, cioè nel senso che pronostica questa condizione, ma poi egli stesso ci dice che le forme espressive nella storia l'arte le trova sempre, e tant'è che Hegel è il grande teorico del romanzo, cioè è lui stesso che ci ricorda che l'arte assume nell'Ottocento, nell'epoca sua, una forma che è la forma decisiva, maggiormente rappresentativa della realtà del secolo, cioè la forma romanzo, la moderna epopea borghese, ce lo ricordiamo tutti, no? Ce la ricordiamo questa definizione che Hegel ci dà del romanzo. Per dire, l'epopea continua, però continua degradata, continua nella borghesia, non è più eroica, ma continua in una realtà che deve fare i conti col quotidiano. E questo per quanto riguarda l'Ottocento. Nel Novecento io penso che ci sia, ecco, come si diceva prima, un altro mutamento radicale dovuto non soltanto a questo venir meno della certezza della verità, insomma non esiste più un'unica verità per tutto il Novecento, e soprattutto non esiste una...
un assoluto, una verità posta come assoluto, ma dal punto di vista proprio dell'arte c'è un passaggio che non dobbiamo dimenticare, cioè l'insistenza delle estetiche, delle poetiche del Novecento sul fatto che l'arte non è un concetto, l'arte accade. L'arte è ciò che accade, non è ciò che si comprende soltanto. Certo, poi l'arte contemporanea va capita, va compresa, certamente, però deve prima di tutto accadere, tant'è che oggi le forme di espressione artistica che vanno per la maggiore sono molto, molto dinamiche, no? Molto espressive, sono non so, tutte quelle performance che si vedono, body art, tutte le installazioni, cioè quelle espressioni artistiche dentro le quali l'arte sta accadendo e noi stessi spettatori non è che stiamo comprendendo una verità, ma stiamo accadendo, facciamo parte anche noi di quell'evento, insomma. Questo ci porterebbe a un lungo discorso che verte sì. Proprio sul rapporto con la natura. Ma sì. Allora, sì, c'è una domanda anche di Angelo Menghini. Non so però se la leggerò bene, perché ha scritto così: femmineo verso filosofia, verso estetica, verso bello. Come si traduce oggi? Quindi ripeto, femmineo, filosofia, estetica, bello, ecco, come si traduce? Filosofia, oggi? Estetica, non ho capito, filosofia, femmineo, filosofia, estetico, estetica, bello. Bene, ci ha pensato Simone de Beauvoir nel Secondo Sesso a porsi questo tema, questa domanda che ci sta ponendo gentilmente, devo dire in modo originale, lo ringrazio, questo nostro ascoltatore, ricordandoci che soprattutto grazie al romanticismo, insomma in modo particolare è stato il romanticismo, Goethe, l'eterno femminino, e grazie al romanticismo si è saldata, no? questa unione tra donna e arte, arte come rappresentazione del femminile in modo particolare, arte perché più che arte l'arte ci richiama alla bellezza e quindi la bellezza richiama inevitabilmente alla donna, al femminile. Poi che richiami che anche l'uomo, vabbè, insomma, non, questo sembra inessenziale, insomma, sembra la donna. Ecco. Allora, Simone de Beauvoir su questo tema fa un ragionamento molto interessante, perché lei dice: e qui si è voluta velare la donna, o meglio, la rappresentazione della donna e del femminile, mistificandola attraverso una sorta di enigma. Cioè, è come se gli uomini, dal suo punto di vista, che insomma, voglio dire, una madre fondatrice del femminismo, quindi parla da un punto di vista molto, molto femminista, molto accentuato, ci dice la Beauvoir, ci dice... tutto sommato, cosa hanno fatto gli uomini e soprattutto gli artisti, gli intellettuali, i pensatori dell'Ottocento, dal Romanticismo in poi? Si sono impossessati di alcuni concetti mitici come la bellezza, ma li hanno declinati al femminile perché si sono resi conto che non potevano essere essi stessi i soli autori della bellezza, dovevano pure attribuire la bellezza a qualcuno. E non potendo essere le donne autrici della bellezza attraverso l'arte, le donne sono state in qualche modo svelate, spogliate della loro capacità creativa e creatrice di arte e di bellezza, ma a mo' di compensazione sono state mitizzate, sono state poste sul piedistallo della donna che rappresenta l'eterno femminino.
Ora, questo eterno femminino credo che oggi non abbia più questo significato, insomma, penso che oggi sia completamente demistificato, non soltanto dall'evoluzione che ha avuto l'arte, ma anche grazie alla grande partecipazione che le donne hanno avuto nell'espressione artistica tra 800 e 900, in tutte le arti, a cominciare dalla letteratura, dalla scrittura, per poi espandersi in tutte le altre arti e quindi fornire una propria visione, insomma, proprio contributo alla concezione dell'arte. Va bene, un'altra domanda, no, più una considerazione, una riflessione. Nell'epoca moderna c'è anche il problema della riproduzione dell'opera d'arte e della sua riduzione a merce. Credo che possiamo concordare tutti. Poi un'ultima domanda. Non sto leggendo tutti i ringraziamenti per le risposte esaustive di entrambe le relatrici. Allora, un'altra domanda. In Kierkegaard l'esistenza dell'uomo avviene secondo stadi esistenziali. Tra questi lo stadio estetico in cui l'uomo è immediatamente ciò che è. Come si pone la società contemporanea in ciò? Questa è una domanda di Emanuele Brancone. Ciao Emanuele. Chi risponde? Allora, Ida, visto che lo conosci, sto scherzando. È un socio della Sfida, lo salutavo perché è un nostro socio della società. Sì. Siccome benissimo, perché cioè, pare che oggi il nostro modus vivendi sia porti a compimento la vita estetica immaginata di Kierkegaard. In fondo la vita estetica di Kierkegaard non c'entra molto con la bellezza, non è tanto la ricerca del bello come lo stiamo discutendo qui oggi e come ce l'ha spiegato efficacemente Margherita. Lì si tratta della ricerca del piacere, cioè è di una componente del bello, quella del gusto, quella del piacere. E non a caso questa ricerca del piacere è Kierkegaard chiaramente la incarna nella figura che è del più Don simbolica Giovanni. Di così non si può, insomma, e Don Giovanni, a proposito di donne di cui parlavamo prima, adesso ci aggiungiamo il piacere, il binomio, e non è nemmeno fantastico per dirla alla Rodari, il binomio si completa, cioè la vita estetica è quel modus vivendi che stiamo percorrendo noi oggi, l'insensata, continua, incessante ricerca del piacere che è destinata all'annullamento di sé, perché qualunque piacere non potrà che produrre una soddisfazione effimera e poi, come ci spiegherà Schopenhauer, questa soddisfazione ci porterà subito alla noia, ma lo stesso Kierkegaard insiste molto sui temi del vuoto esistenziale, che questa ricerca della deresponsabilità, che questa ricerca continua del piacere ci costringe a vivere. Costringe non lo so, forse sto usando un verbo eccessivo, perché a giudicare da quello che c'è oggi, dalla corsa agli aperitivi, per dire che vediamo oggi, cioè, dallo stile di vita che conduciamo oggi, pare che non ci costringa nessuno, ma questa corsa insensata, continua al piacere, questo sentirsi tutti Don Giovanni, figli dell'effimero, penso che insomma sia molto, ecco, molto praticata oggi. Forse una cura sarebbe l'arte, l'ascolto del Don Giovanni di Mozart, per esempio. Potrebbe essere un antidoto a questo modus vivendi. Un'ulteriore riflessione di Emanuele. Secondo me, dato che si è parlato della perdita di valori, anche l'arte è divenuta quasi fine a se stessa. Penso che possiamo concordare. Una domanda. L'arte fine a se stessa non è una scoperta, diciamo, contemporanea.
nel senso che anche i filosofi di cui abbiamo parlato prima sottolineano che l'arte ha il suo scopo nel bello, cioè in se stessa, non ha scopi di carattere etico, didattico, niente. Non, quindi che l'arte sia fine a se stessa è un principio generale che nell'età contemporanea assume delle caratteristiche particolari, diverse da quelle dell'età precedenti, però non è un concetto che riguardi semplicemente il nostro mondo contemporaneo, legato appunto al mercato, in cui l'arte è legata al mercato, oppure in cui l'arte è legata alla riproducibilità dell'oggetto artistico, tutte le questioni che riguardano il Bauhaus, il design, eccetera. Cioè ci sono 10.000 cose che si possono dire, però il concetto secondo cui l'arte ha in se stessa il proprio fine è un concetto che, ripeto ancora una volta, attualmente assume delle caratteristiche storiche particolari, ma in realtà è presente anche in Hegel, in Kant, in Baumgarten, eccetera, nonché nei precedenti, cioè anche in autori tipo Leon Battista Alberti, tipo Leonardo, eccetera. L'oggetto artistico non ha altro fine se non se stesso. Allora, ci sono altri due interventi, adesso però dobbiamo darci un po' dei tempi, sì, anche perché alcuni stanno abbandonando la diretta per l'orario, credo. Allora, queste altre due domande, dunque, una di Luca D'Amore dice, vabbè, grazie mille per questo evento, ho una domanda per le relatrici, come vede Hegel il cambiamento naturale e come può essere vista, mi è scritto, c'è un po' qualche refuso, come può essere vista sempre dal filosofo, la modificazione del naturale può essere vista dal filosofo come una morte dell'arte? Scusate, ma c'era qualche refuso nella scrittura. Ha intenzione di organizzare altri 10 incontri? Perché se organizzi altri 10 incontri possiamo rispondere a questa domanda, ma ce ne voglio allora almeno 10. Allora passo all'altra. Comunque il dramma è questo, è proprio sta nel mutato rapporto con la natura. Con la natura, insomma, ok. Questo è il grande dramma della modernità. Sì, un'altra ultima domanda. Angelo Menghini, quello di prima, dice, se posso, poi sto zitto, il valore pedagogico dell'arte come conversio al bello, al vero. Questo facciamo altri cinque incontri. No. Facciamo cinque al tema precedente, altri cinque. Allora, Marghe, stavi dicendo? Sì, ma voglio dire, non ci vuole tantissimo per rispondere a questa domanda, visto che abbiamo insistito sul fatto che tutti quanti considerano l'arte come qualcosa di valido in sé e che anzi escludono e considerano negativamente che si possa attribuire all'arte un fine pedagogico o un fine etico, cioè non è questo ma d'altra parte nemmeno nel mondo attuale l'arte ha questo tipo di destinazione, quindi queste osservazioni derivano probabilmente dai retaggi liceali tipo Manzoni, secondo cui bisognava attraverso il romanzo, attraverso l'arte, eccetera, dare una visione di carattere didattico, etico all'opera d'arte. Ma non diciamo che nel campo strettamente artistico, inteso come arti figurative oppure come scultura, architettura, eccetera, questa idea non ha avuto momento.
proprio perché questi autori sono fautori di un'arte libera. Cioè Kant parla del libero gioco dell'oggetto artistico, cioè l'oggetto è bello non perché obbedisce a un concetto, ma perché c'è un libero gioco delle forme che rende l'oggetto bello. Quindi è chiaro che in una visione di questo genere non ci può essere un fine diverso dall'oggetto artistico stesso. Va bene, Marghe, tanti ringraziamenti, anche tante proposte di nuovi incontri, magari, dice Emilia Mele, magari sui temi delle varie forme di arte anche minori, contemporanee. Allora, qui diciamo che trasmetto soprattutto al presidente della Società Filosofica Italiana, perché noi tra un po' ritorneremo ad occuparci del mondo antico. Antico, immagino. Esattamente inteso. Va bene, grazie, grazie. Però davvero, davvero grazie, mi unisco anch'io, insomma, ai ringraziamenti e anche ai complimenti abbastanza affettuosi, cordiali di tutti, anche di amiche, di Marghe, ex colleghe. E mi unisco soprattutto per questa lezione, perché possiamo chiamare veramente lezione di filosofia. E, ho apprezzato tantissimo la relazione molto chiara di Margherita, ma soprattutto ho capito molto di più anche attraverso le risposte alle domande. Come sempre, si chiariscono anche molti dubbi che magari non si ha neanche questo. L'audacia, no? Di esporre, di proporre per non fare brutta figura. Allora poi attraverso le risposte veramente si sono chiarite ulteriormente delle affermazioni e si è chiarito questo percorso almeno dal mondo antico fino ad Hegel, che comunque era già stato esposto in maniera davvero, davvero chiara da Margherita. Ringrazio di nuovo, oltre che Margherita, Ida Russo per aver io ringrazio voi tutti. Una molto confidente, ovviamente, questa serata. Credo che non sarebbe stata la stessa cosa se non avesse subito accettato questo invito. Grazie Ida, grazie Margherita e chiudo. Grazie a voi. La diretta. Buonasera a tutti. Grazie, grazie per l'occasione di questo dialogo, di questa conversazione. Arrivederci, grazie a tutti. Grazie, chiudo. Ciao, ciao.